Ciao, ciao. Di tabù legati alla maternità, beh, ce ne sono tantissimi. Ci sono tante cose che sono taciute e che io in primis, proprio come missione personale, perché ci ho sbattuto io il naso contro, e ho voluto diffondere, ho voluto parlarne, insomma, con le altre donne per creare anche una sorta di comunità e per dirci, dai, non siamo sole. E mi ha fatto molto piacere questo dialogo che si è creato. Non sono una di quelle persone che ha sempre desiderato essere madre, anzi, devo dire che non me ne è proprio mai fregato niente, non ci ho mai pensato. È una cosa che si è data in realtà molto naturalmente. Abbiamo capito che il momento perfetto non ci sarebbe mai stato, se viene, viene, e così è stato in brevissimo tempo, perché praticamente Teo è arrivato dopo la prima. Ciao amiche, bentornati, come state, come si sta dalle vostre parti? L'idea del mio podcast, L'Asciugona, è nata mentre io ero incintissima e nel frattempo era appena scoppiato il lockdown, quindi io, presa dall'immensità della mia pancia, dal mio desiderio comunque di fare qualche cosa, perché il periodo era veramente molto molto strano, ho deciso di mettermi a scrivere per voler raccontare quello che avevo vissuto nei precedenti 9 mesi. Ci sono stati argomenti che mi sono risultati più difficili da esternare, in particolare l'episodio sull'allattamento. Io l'allattamento l'ho odiato, eppure vedevo in giro mamme felici di allattare, serene, come se fosse la cosa più naturale del mondo. Io non sentivo quelle cose e quindi avevo un po' paura a dirle. In realtà poi, una volta uscito l'episodio e una volta letto i commenti, ho capito che c'è una marea di donne, di mamme che provano le stesse cose e che hanno bisogno di sentirsi dire certe cose. Il rapporto con mio figlio cambia di continuo, perché è lui che detta i ritmi di questo nostro rapporto e io sono pronta, mi adatto sempre. Io punto a crescere il miglior essere umano possibile, no? Però mi chiedo, io in primis, sono un bravo essere umano? No, sono piena di contraddizioni, quindi come posso io dare il buon esempio a te? A volte gli dico no, non fare quella cosa, e poi sono la prima a farla quando non me ne accorgo, insomma, consapevole del fatto che devo essere il primo esempio per lui, ovviamente devo darmi una regolata anch'io. Sai fare tu da solo, Teo? Mi emoziona moltissimo vedere il risultato di quello che tu fai quotidianamente con lui, quindi quando tu gli insegni determinate cose e poi lui le fa, o all'improvviso quando ritrovi certe cose tue o di suo papà nei suoi gesti, nelle sue smorfie, nelle sue espressioni, perché è lì che capisci, cavoli, è mio figlio, l'abbiamo fatto noi. Non so, è un'emozione veramente molto particolare. Ciao.